Dal Vangelo di Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due avanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta la logica continuazione di quello di domenica scorsa. Dopo che Gesù ha inviato i suoi 12 apostoli avanti a sé perché gli preparassero la strada, perché annunciassero il suo vero volto e il vero volto di Dio, oggi Gesù invia 72 discepoli avanti a sé per compiere lo stesso servizio, perché essi possano annunciare il Vangelo del Regno, portare la gioia che viene da Dio, portare la pace che viene dal Signore. Certo, non è questo un argomento del quale si discuterà sotto gli ombrelloni nelle nostre spiagge e nemmeno al fresco delle nostre montagne. I nostri discorsi, le nostre chiacchiere estive in questo periodo sono condizionate da alcuni altri argomenti. Prima di tutto la pandemia che sta riprendendo. Anche il nostro Abruzzo è una delle regioni d'Italia in cui l'indice di contagiosità sta risalendo più velocemente che in altre. La guerra, purtroppo, che continua con tutto il suo corredo di distruzione e di morte. Poi anche lo sport, perché in estate sempre si parla di sport, dal calciomercato ai successi della nazionale italiana, agli europei di nuoto e poi Wimbledon che comincia e tutte le altre cose che alimentano il dibattito estivo. Ma c'è anche un ultimo argomento che non manca mai in estate, quello del caldo, quello della siccità e quindi di conseguenza anche la ricerca della freschezza, di un luogo che ci permetta di respirare, di un luogo, di una situazione che ci permetta di godere del fresco e dell'aria buona che ci fa riposare e ci permetterà di tornare carichi alle nostre attività normali. Bene, la Chiesa che ci presenta Gesù è una Chiesa che deve essere fresca, è una Chiesa che deve essere nuova, che non deve
soffrire di siccità, di pesantezza, che non deve abbatterci come a volte questo caldo ci abbatte, ma che deve farci star bene, proprio come una ventata di fresco che noi andiamo cercando in questi giorni. San Paolo del resto ce l'ha detto, non è la circoncisione o la non circoncisione quello che conta, ma l'essere nuova creatura. La Chiesa che ci propone Gesù è una Chiesa che deve essere nuova creatura e che lavora per costruire una nuova società, una nuova umanità. Come vi accennavo, proprio per questo Gesù invia prima gli Apostoli e poi anche i 72 discepoli. Questi 72 discepoli nel Vangelo di Luca appaiono solo in questa pagina. Non si erano mai sentiti prima e non si sentiranno più nelle pagine successive. La loro presenza ha un alto valore simbolico. Nella tavola delle nazioni, cioè nella tavola che rappresentava l'antica umanità, si pensava che i popoli del mondo fossero 72, che è anche un multiplo di 12, 12 per 6. E per gli ebrei rappresentava un'umanità che non aveva ancora raggiunta la perfezione, la totalità, il compimento, perché sei è il numero dell'imperfezione. Aveva bisogno l'umanità che ad essa si aggiungesse il popolo degli ebrei, le 12 tribù di Israele. Allora non sarebbe stato più 12 per 6, ma 12 per 7. L'umanità avrebbe trovato il suo compimento, raggiunto la sua perfezione. Quasi come se Gesù ci volesse dire che per un'umanità nuova tutti, a prescindere dalla loro razza, dall'essere uomini o donne, dalla loro cultura, dalla loro religione, devono poter ascoltare il Vangelo e devono poterlo accogliere. Come già dicevamo domenica scorsa, quindi la responsabilità prima degli apostoli e adesso dei discepoli che annunciano è una responsabilità grande. Dipende molto da come noi annunciamo Dio il fatto che il mondo lo accolga oppure no. Dipende molto dal modo in cui noi annunciamo Gesù se il mondo lo accoglie oppure no. Il rifiuto naturalmente è sempre dietro l'angolo, ma che non sia una nostra responsabilità. La prima cosa bellissima che questo brano ci permette di comprendere è che l'annuncio del Vangelo non è un compito specifico del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, ma è un compito di ogni battezzato. I 72, proprio perché rappresentano l'umanità, noi diremmo rappresentano i laici, i semplici battezzati che in forza del loro battesimo sono chiamati anch'essi ad annunciare e testimoniare il Vangelo. Devono farlo nelle case, devono farlo nelle città, cioè lì dove pulsa la vita quotidiana, a livello della famiglia e a livello della società. E devono farlo a due, perché l'annuncio del Vangelo non è il ghiribizzo di qualche persona che da solo vuole fare le cose. L'annuncio del Vangelo è un compito che riguarda l'intera comunità, che riguarda l'intera Chiesa. A due si andava nell'antichità perché in due la parola era confermata. Ci volevano almeno due testimoni per rendere testimonianza in tribunale, ma si andava a due perché il primo annuncio del Vangelo è proprio la vita della comunità, è proprio l'andare d'accordo, l'essere amici e fratelli nel nome di Cristo. Poi Gesù sembra quasi più interessato al come si annuncia il Vangelo che non al contenuto stesso del Vangelo. Non si parla moltissimo di che cosa questi discepoli debbano annunciare. Debbono infatti annunciare soltanto che il regno di Dio è vicino. Devono soltanto annunciare che il Signore porta loro pace e gioia. Tutto il resto del discorso di Gesù è segnato dal come. Come si devono presentare queste persone? Si devono presentare senza borsa né sacca, senza sandali
di scorta e si devono presentare quindi senza strutture umane pesanti, senza troppi condizionamenti. Si devono presentare nel massimo della libertà, nel massimo della leggerezza. Se chi annuncia il Vangelo si presenta con la borsa, cioè l'oggetto nel quale mettevano le monete, non potrà dare una buona testimonianza, perché se ha accumulato monete vuol dire che lui agisce così come la società intera, agisce come un lupo, non come un agnello. Se si presenta con la sacca, cioè il luogo in cui gli antichi mettevano il pane, vuol dire che ha accumulato pane per sé, non lo ha condiviso con gli altri. Se si presenta con i sandali di scorta, vuol dire che non ha condiviso i sandali con chi ne aveva bisogno, e quindi lui ne avrà due paia e ci saranno persone che non avranno la possibilità di camminare con i calzari ai piedi. Poi Gesù dice di accontentarsi della prima casa nella quale si viene accolti, di non passare di casa in casa, perché la prima casa normalmente è un luogo di fortuna, è il primo alloggio che si trova. Poi potrebbe venirci la tentazione di cercare un luogo migliore, un luogo più comodo, un luogo che faccia più al caso nostro. Gesù ci dice: non cercare la comodità nell'annuncio del Vangelo, statti lì dove sei capitato e mangia quello che ti viene messo davanti. Non cercare cose ricercate, non cercare cibi particolari, non creare e non crearti problemi a proposito del cibo, ma significa anche sappi condividere lo stile di vita dei fratelli ai quali ti sei rivolto, non lasciarti condizionare da niente e da nessuno. Condividi con loro la mensa, condividi con loro la casa e lì annuncia la pace, lì porta la gioia. La pace, come credo tutti sappiate, è il dono che racchiude tutti i doni nella parola di Dio. È il dono che sintetizza tutti i doni che il Signore fa a noi che siamo i suoi figli, all'umanità alla quale ha offerto il dono più grande, che è Gesù stesso, suo figlio, perché l'umanità possa essere salvata. Questa umanità è numerosissima, la messe è molta, ecco perché siamo proprio ai bordi di questo campo di grano. Quelli che sono pochi sono gli operai. Il Signore quindi ci invita ad avere uno sguardo positivo, a non lamentarci dell'umanità dicendo: non ci vogliono ascoltare, non vogliono accogliere il Vangelo. Gesù ci dice: la messe è molta, lavoriamo in questa messe, non tiriamoci dietro, diamoci da fare e annunciamo, come vi dicevo, una chiesa che davvero non ha bisogno di altre ricchezze se non della ricchezza del suo Signore, che non scende a compromessi e a patti con nessuno, ma rimane libera nell'annunciare Cristo, Salvatore del mondo, l'uomo nuovo che rende nuova tutta l'umanità. Se per caso non ci dovessero accogliere, la pace tornerà a noi, ma non perché la custodiamo, ma perché la possiamo riannunciare a qualche altra persona. Gesù dice anche che se una città non accoglie, sarà trattata peggio di Sodoma. Sodoma non aveva accolto i messaggeri del Signore e aveva sperimentato la distruzione. Una società, un'umanità che non accoglie il Signore imploderà in se stessa, perché la logica del lupo sarà sempre una logica dell'uno contro l'altro, del più forte contro il più debole. E un'ultima immagine volevo condividere con voi, quella della polvere che deve essere tolta anche dai calzari. Se una città non vi accoglie, scuotete la polvere dalle vostre scarpe, dice Gesù. Cioè, non resti in voi nulla
della logica umana, della logica dei lupi, della logica di Caino. Voi restate fedeli al Signore, al Vangelo, all'annuncio di fraternità, di figliolanza, di paternità di Dio nei nostri confronti. Questa è la logica vincente e perciò dobbiamo rallegrarci non tanto dei successi che eventualmente nell'annuncio del Vangelo possiamo sperimentare, ma dobbiamo rallegrarci che i nostri nomi sono scritti in cielo, e cioè che siamo conosciuti da Dio e amati da Lui, e perciò a suo nome possiamo portare pace e gioia. Buona estate a tutti.